Dopo di lui ho avuto la fortuna di avere il fratello Graviano nella mia strada. Con il fratello Graviano che rapporti hai avuto? Ma glielo devo dire, dille rapporti di amicizia, no. Dille rapporti buoni, no. Ti disistima, sì, sempre. Personaggi squallidi, i quali non solo mi hanno rovinato la vita e mi hanno tolto ciò che non dovevano togliermi, perché fino alla data del mio arresto io ho versato ai fratelli Graviano la somma di 2 miliardi 330 milioni per la esattezza, dove io posso documentare quasi per intero la somma che ho dato con documenti, non solo con le mie dichiarazioni che possono essere verba volant. Quindi, nella massima certezza e schiettezza, personaggi, insomma, che io conoscevo da ragazzi, con comportamenti alquanto, come dire, leggeri nel loro modo di essere, nel loro modo di proporsi, quindi altro che avere a che fare con i vecchi uomini d'onore o con personaggi come Pino Greco, che è quello che è stato, quello che è, ha le sue colpe, dico, però dal punto di vista del proporsi, dal punto di vista del discutere, del ragionare, insomma, non aveva niente a che fare con i fratelli Graviano. Quindi li ho conosciuti, purtroppo. E i fratelli Graviano si interessavano pure all'attività politica? Certamente, certamente. Veda, i fratelli Graviano, deve essere chiaro un concetto, con la uccisione che loro hanno voluto e hanno fatto di Pino Greco, di Mario Prestifilippo, di Santo Prestifilippo e via di seguito, quel gruppo, insomma, vicino a Pino Greco, che preoccupava molto Totò Riina, perché Pino Greco si era un pochettino, tra virgolette, montato la testa, cosa stessa che poi Bagarella, durante la mia frequentazione, mi confermò, tant'è vero che mi disse: mi è dispiaciuto, se fossi stato fuori io, perché Bagarella era in carcere, non c'era, e Pino Greco non sarebbe arrivato a questa estrema follia. La si starebbe, e quindi, diciamo, troppo lunghi. No, ho fatto questa precisazione. Cerchi di essere... Ma lei vuole sapere che i fratelli Graviano si occupavano attivamente della vita politica, perché hanno ereditato tutto il mandamento, ivi compreso le persone che erano prima a disposizione di Cosa Nostra. Allora hanno lottato tutto, hanno ereditato tutto. Ho capito. Senta, lei ha parlato prima di suoi rapporti con Bagarella. Sì. Quando cominciano questi rapporti? Nel 1993, credo nel maggio del 1993, insomma giù di lì, fine maggio, una cosa del genere. E qual è l'occasione? È l'occasione che io ricevo un appuntamento, mi recai a quella polleria, insomma, e andai a trovare Bagarella in un terreno di Pollina, in una casa. La polleria è quello di cui abbiamo parlato prima. Sì, 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 sì. Mi incontrai con uno dei... un ragazzo alto, parente forse di Fullarà, insomma non so bene, comunque fui portato, fui accompagnato poi successivamente in questo luogo e mi incontrai con Bagarella. Da qui nacque questo rapporto, ma io la prima volta ci andai con Prefetto Cannella. Ecco. E quindi chi per primo la presentò a Bagarella? Per primo presentò a Bagarella Prefetto Cannella, poi successivamente ci ritornai altre volte tramite appuntamenti prefissati, insomma, e cose del genere. E questo incontro avvenne a Pollina, ha detto? Sì, avvenne a Pollina, sì. E lei le dissero subito, capì subito, apprese immediatamente che si trattava di Elio Luca Bagarella? No, assolutamente, il nome non mi fu fatto. Bagarella in quel momento si presentò a me come Franco. E Franco come, lo ricordo? No, mi disse solo piacere Franco, stop, non mi disse alcun cognome. Poi so, amato dai giornali, ma in quel momento, infatti io nemmeno sapevo che il suo documento di copertura fosse Franco Amato. Si chiamava Franco, stop, io Amato l'ho preso dai giornali. Ma qual era il motivo per cui Cannella, Prefetto Cannella lo presentò a Bagarella? Ma guardi, il motivo ufficiale, perché sa, il motivo ufficiale in quel momento era che io dovevo assumere, c'era in corso una trattativa per acquisire quel terreno di Pollina di cui ho fatto cenno poc'anzi, in cui era interessato Mico Farinella ed era interessato Musotto,
Cesare Musotto. E quindi, dico, mi incontrai, questa fu l'occasione, la motivazione per cui mi incontrai, ma da lì poi si verificarono tante altre cose non previste, imprevedibili, che magari il Bagarella aveva nella sua mente e portò avanti, ma non... Quella fu al momento la questione iniziale. E poi in effetti lei curò questo progetto, questa cosa? Sì, certo, lo curai, lo portai avanti, addirittura iniziai anche gli scavi, poi fui arrestato, non ho potuto più continuare l'opera. Prima dell'arresto c'è ancora molta acqua da passare sotto i ponti. E il suo rapporto con Bagarella proseguì quindi? Certo, il mio rapporto proseguì. Fino a quando? Proseguì fino a quando arrestarono Bagarella, che lo arrestarono una settimana prima di me. Ah, e lei in questo periodo conobbe mai Bagarella con il suo vero nome e il suo vero ruolo? Sì, certo, poi quando Bagarella io si trasferì nel villaggio nel quale gli avevo messo le case a disposizione di Bagarella, e in quel momento Bagarella mi chiamò e mi disse, cioè io avevo capito chiaramente che trattavasi di un personaggio di notevole spessore sin dall'inizio, anche perché il prefetto Cannella strada facendo, quando ci recammo al primo incontro, mi disse: Tullio, dice, tu sai il ruolo che hanno i ragazzi, si riferiva ai fratelli Graviano, quindi tu sai che sono personaggi di tutto rispetto, che hanno una grande... Guarda che dove andiamo noi siamo a livelli molto molto più alti, quindi mi raccomando, comportati in un certo modo. Quindi, a parte la mia sensazione, che potrebbe essere discutibile, dico, avevo avuto già questa raccomandazione chiara e netta da parte di Fefetto Cannella, per cui sapevo e capivo che trattavasi di un grosso personaggio, insomma. Senta, proprio a questo proposito, per introdurla ad un personaggio così importante come Bagarella e per assumersi la responsabilità di far avvicinare lei, che non era uomo d'onore, a Bagarella, come dire, Fifetto Cannella, che ruolo aveva in Cosa Nostra? Fifetto Cannella era... O comunque in quel particolare ambiente di Cosa Nostra. Ma Fifetto Cannella era persona da sempre vicinissima ai fratelli Graviano, persona che faceva parte integrante della famiglia di Brancacci, curava gli interessi dei fratelli Graviano e quindi, come dire... per questo motivo, per questa motivazione, chiaramente era persona nota anche a Bagarella. Soltanto nota o... No, nota nel senso che avranno avuto dei rapporti assieme, rapporti comuni, anche perché più volte poi io incontrai Prefetto Cannella con Bagarella e ho avuto anche notizia da parte di Bagarella di incontri e di riunioni con Prefetto Cannella, tra il Bagarella e il Cannella stesso, per cui il ruolo di Prefetto Cannella era abbastanza buono e addirittura diventò un ruolo più significativo all'inizio dell'arresto dei fratelli Graviano nel gennaio del 1994, per poi però venire un pochettino, come dire, limitato dallo stesso Bagarella successivamente, in quanto il ruolo maggiore lo assunse Nino Mangano, che godeva più stima e più fiducia da parte di Bagarella. Perfetto. Senta, quindi mi pare siamo arrivati al punto che lei da persona che si doveva curare semplicemente di un certo progetto, sì, poi invece cura direttamente la latitanza di Bagarella, perché abbiamo appreso per un certo periodo lo ospita in questo villaggio. Sì, sì. Villaggio? Io lo ospitai nel villaggio. Come si chiama il villaggio? Euromare, villaggio Euromare a Bonfornello. Contrada Pista Vecchia, per l'esattezza. In quale periodo e per quanto tempo lo ospitò? Ma lo ospitai all'inizio nel 93, quindi credo si trasferì definitivamente a luglio, però già nel mese di giugno lui cominciò, insomma, a venire per qualche weekend, un giorno, due giorni, insomma, così. Scusi, dopo questa parentesi in questo villaggio, lei continuò a favorire la latitanza del Bagarella, continuò a
trovargli rifugi, sì, certo, certo, durante la sua latitanza. E dove? Vuole indicargli questi posti da, sì, quando lo abbiamo, lui lascia Euromare, il viaggio Euromare, fino a quando viene arrestato? Lui lascia il villaggio Euromare perché chiaramente finisce il periodo estivo, poi al villaggio Euromare non c'è più niente, c'è freddo e via di là. Quindi lo si trasferisce in via Benedetto Marcello in un appartamento facente capo ad una delle mie società da me amministrata. Poi in un altro appartamento in via Malaspina, passaggio MP1 numero 9, scala A, terzo piano, appartamento che io gli misi a disposizione, che fu fittiziamente intestato a tale Luigi Giaconia, ma di proprietà del Bagarella. E quindi è l'appartamento dove poi venne fino a quando, esatto, fino al giorno del suo arresto. Però Bagarella godeva anche di altri appoggi, di altri appartamenti, e quello del villaggio Euromare non è che fu tolto. Cioè durante il periodo estivo, poi Bagarella anche nel 94 ad esempio si recò al villaggio Euromare. Nel 95 non ci poteva andare perché si trovava in altri luoghi di villeggiatura, quindi non è stato possibile andarci. Ho capito. Senta, e quindi quali sono, come dire, i suoi comportamenti concreti, i suoi atteggiamenti che convincono il Bagarella della sua affidabilità e che addirittura lo convincono a dirle apertamente chi era lui, qual era il suo ruolo, eccetera, eccetera? Ma guardi, io sin dall'inizio ho cercato di avere un rapporto coerente e corretto con questa persona dalla quale io non conoscevo, diciamo, il vero nome. Ma credo che comunque Bagarella, non essendo un grande sprovveduto, e questo io poi lo assunsi e lo capii dal fatto che conosceva molto bene la mia storia con il villaggio Euromare e sapeva molto bene, prima che io glielo raccontassi, che io avevo avuto rapporti con Pino Greco, che io avevo avuto rapporti con Salvatore Greco, che io conoscevo i vecchi uomini d'onore Greco, che io conoscevo i vecchi uomini d'onore della Cosa Nostra, che non c'erano più perché, diciamo, sono stati catalogati ormai dalla storia in quello che chiamiamo il gruppo del clan perdente di Cosa Nostra. Quindi Bagarella una certa informazione l'aveva, però le voglio dire che sin dall'inizio mi disse ad esempio dammi del tu, cosa che non esisteva, perché, e difatti per questo rapporto iniziale, quindi credo di lealtà da parte mia, lui si fidò, si fece curare da me la latitanza, io mi misi a sua disposizione per quello che potevo e attraverso un rapporto di amicizia nel quale mangiavamo assieme, la sera quando specialmente abitava in via Benedetto Marcello, cenavamo assieme, pranzavamo assieme, quindi ci vedevamo quotidianamente e in questo rapporto che era nato, che so, uscivamo anche assieme ad andare a fare shopping, quindi le voglio dire, era nato un rapporto non istituzionale, tra virgolette, tra uomini d'onore, per cui c'è un certo modo di comportarsi, ma ero diventato, come dire, per Bagarella una sorta di persona, di fratello minore, insomma. Okay. Un rapporto di parte, l'unica cosa che mi è dispiaciuta, insomma, della mia collaborazione, in effetti, insomma, è stato questo, avere tradito quella fiducia di Bagarella che mi ha fatto del bene, io non lo posso negare mai e non lo negherò mai alla mia coscienza e alla mia mente. Vuole, se lo conosce, vuole riferire qual era l'atteggiamento di Bagarella nei confronti dei politici? Certo, che vicini a Cosa Nostra. Ma glielo posso dire senz'altro, le rispondo in maniera secca e breve perché sennò dovrei dilungarmi molto. No, certo. Allora le dico, i commenti di Bagarella erano di non fiducia nei confronti degli uomini politici, perché Bagarella rimproverava affettuosamente, quindi tra virgolette, al cognato, a Salvatore Riina, di essersi fidato troppo dei politici, nel senso che Cosa Nostra e Totò Riina nella fattispecie
avendo dato il suo impegno e la sua parola d'onore ai vari politici di aiuto, non solo dal punto di vista economico elettorale, ma per molti dal punto di vista elettorale della ricerca dei voti, per molti anche a livello economico e per altri una garanzia di una vita tranquilla, senza minacce, senza problemi, senza... Totò Riina aveva mantenuto i suoi impegni fino in fondo, con Cosa Nostra aveva mantenuto i suoi impegni. I signori politici, nel momento in cui si cominciò a fare il mare grosso e quindi da lontano si sono intraviste le nubi pronti per il temporale, i signori politici cominciarono a tradire, e da allora Bagarella rimproverava a cognato di essere stato troppo fiducioso. Tra virgolette mi disse: mio cognato è stato troppo buono con i politici. Infatti coloro che assumeranno impegni con noi da oggi in poi, e quindi siccome io curavo anche il rapporto con certi politici i quali assumevano impegni, Bagarella mi disse, tra virgolette, mi perdoni il tribunale se uso la frase esatta, dico, io ci sono un piccolo. Con questo Bagarella voleva dire, insomma, nel senso che li faceva trasferire. Lei riesce a indicare quando, quando mutò, ecco, questo atteggiamento e questa strategia nei confronti dei politici che non erano stati fedeli ai propri impegni? Guardi, non è che maturò nel 92 o nel 93 questa cosa, assolutamente no, è una cosa che maturò negli anni e maturò nel tempo. Dobbiamo ritornare allora indietro e parlare del 1987, credo 86-87, quando Cosa Nostra decise di votare per il Partito Socialista Italiano, cosa che già io ho dichiarato in altri dibattimenti, in altri processi. Vi fu già sin da quel momento la sensazione che il partito storico per eccellenza, che in maniera più cospicua aveva assunto impegni precisi in Sicilia con Cosa Nostra, stava un pochettino cedendo, stava un pochettino girando le spalle, e allora si volle dare un primo segnale alla Democrazia Cristiana affinché quest'ultima e gli uomini politici siciliani della Democrazia Cristiana si ravvedessero. C'è un segnale affinché capissero che se Cosa Nostra avesse appoggiato a tappeto e sul serio, per intiero, allora, all'epoca, altri partiti, non sarebbe finita male per molti candidati della Democrazia Cristiana. Quindi sin da quell'epoca già c'è il primo momento in cui nasce questa diffidenza per i politici, ma ciò si concretizza in maniera definitiva quando fallisce anche l'accordo che era stato preso con il Partito Socialista stesso e con altri uomini singoli, uomini politici della Democrazia Cristiana, i quali cominciano a non mantenere più gli impegni, per cui dietro la paura dell'arresto e dietro la paura delle indagini di Giovanni Falcone, per dirne uno, per fare un esempio calzante, Martelli, preoccupato, giustamente comincia a varare delle norme antimafia contro i mafiosi. Che vuole un po' tutto questo sistema, un po' tutta questa cosa, fa venire meno quella certezza e quella sicurezza nei confronti dei politici. E chiaramente nel 1992-93 questa situazione, questo vuoto, diciamo, un attimo di referente certo, cioè referenti in pectore ce n'erano una miriade, una marea, ma il referente certo ancora nel corso del 92 mancava, e vi era la ricerca del referente certo, del referente che avrebbe assunto degli impegni da mantenere ad ogni costo senza voltare le spalle, accada quel che accada. E quindi Bagarella in quel momento mi esterna chiaramente questa situazione, che era frutto del decorso degli ultimi anni fino all'epoca precedente al 92 e 93, epoca in cui noi parliamo. Ho capito. Senta un po', brevissimamente volevo tornare a quell'episodio di cui lei stesso ha parlato adesso. 1987, si dà un segnale alla Democrazia Cristiana, lei ha detto, in che maniera? In maniera che, ad esempio, io fui sollecitato direttamente da Giuseppe Graviano a votare per il Partito Socialista Italiano, no?
corsi. Quindi il segnale qual era? Cercare di trovare un bel po' di voti. Sì. Ma al contempo, ecco perché le ho detto non fu una cosa a tappeto, perché nel contempo veniva dato anche un altro ordine, ed era questo, che nel caso in cui si incontravano candidati democristiani che potevano bene o male essere amici o che lo erano stati in precedenza, non gli si doveva fare la guerra, cioè non bisognava tagliare gli spazi a questi personaggi che già avevano acquisito, solo che invece di andare a cercare gli altri 2.000 voti o gli altri 3.000 voti per questi personaggi, non si andavano a cercare, ma si facevano confluire sul Partito Socialista, che avrebbe così segnalato un aumento sensibile di quello che erano i voti di preferenza rispetto a quella che erano stati i voti del passato. Quindi, rispetto a questo... mi perdoni se la interrompo, perché devo dire una cosa importante, e anche per il Partito Radicale. Difatti, se voi andate a controllare, a verificare, vedrete che il Partito Radicale Italiano nel 1987 riceve un suffragio totale di voto completamente insperato, perché nelle precedenti era assente a Palermo e in Sicilia. Andiamo a controllare, verifichiamo e vedete. Ciò perché Pannella si era impegnato a determinate cose, insomma, vabbè, non voglio parlare di Pannella, se no mi denunziate nuovo. Senta, concretamente lei e il gruppo di persone che facevano capo all'epoca alla sezione di Brancaccio, le persone di cui abbiamo parlato prima, sì, di fronte a questo, a questa indicazione di Cosa Nostra di votare per il Partito Socialista, questo gruppo di persone, come vi siete comportati? Che atteggiamento avete assunto e che comportamenti concreti avete assunto? Ma io, sì, le rispondo subito. Lei deve tenere conto di quello che ho detto poc'anzi, per il fatto stesso che a me me lo notiziò direttamente il signor Giuseppe Graviano. Lei sa il grande affetto che io potevo nutrire, quindi già nel momento in cui me lo disse, io disse vabbè, tiri così, ma non ne farò niente. Però... volli un pochettino sincerarmi, per certo parlai col segretario della sezione, ma parlai anche con Gino Pennino, io di questo fatto. E difatti Gino Pennino mi disse, vabbè, calamoci a testa, diciamoci di sì, ma noi siamo stati sempre democristiani, che ci dobbiamo andare a votare per il Partito Socialista, tutto, facciamo noi un pochettino la nostra strada, certo, non esponiamoci troppo a cercare voti, insomma, per la Democrazia Cristiana, per evitare discorsi, ma nemmeno cerchiamone per il Partito. Difatti io non cercai nessun voto allora per il Partito Socialista, personalmente, e anche il segretario della sezione nella maniera più assoluta non si mosse in tal senso, però si mossero un pochettino loro, insomma. Ho capito, lei poco fa ha citato questo episodio dell'87 come il primo segnale che Cosa Nostra vuole dare ai politici infedeli, per così dire. Ci sono stati, per quello che lei conosce di Cosa Nostra, delle dinamiche e degli eventi mafiosi, ci sono stati altri concreti segnali che furono mandati da Cosa Nostra ai politici che non avevano rispettato i patti successivamente a quelli dell'87 naturalmente? E se sì, quando? Vabbè, io le posso dire con certezza, perché questo l'ho appreso da Bagarella, le posso dire che il segnale veramente della, come dire, della rabbia che era maturato insieme a Cosa Nostra per questo tradimento la pagò Salvo Lima, la pagò Salvo, quindi questi due fatti di cui ne ho scienza diretta per un racconto diretto del Bagarella, quindi sempre in quel contesto. Sta parlando dell'omicidio di Lima, di Salvo Lima, e l'omicidio di Ignazio Salvo. Esatto. Sa quando si sono verificati questi fatti? Dai, credo che siamo intorno al 1992, se non vado errato. Quindi dico, questi due episodi di cui mi parlò il Bagarella, e Bagarella me ne parlò come due personaggi che dovevano pagare per gli impegni che non avevano mantenuto, perché veda, in poche parole, brevemente, dopo l'87, in poche parole, questo lo so da Bagarella, quando capirono il segnale, non è che non si sono mossi i democristiani, si sono mossi, hanno cercato il contatto, hanno creato il contatto, hanno parlato con Rina, e lì
sono nati impegni dicendo ma no, sono stati dei momenti, ora ci impegneremo, quindi siamo di nuovo quelli di prima, quindi dacci il tuo appoggio, proteggici, noi faremo quello che dobbiamo fare. E in questo contesto venne inserito quell'impegno di Salvo Lima, specificatamente per quanto riguardava il Macchis processo, che era in corso ancora di celebrazione ed era nella fase, credo, di appello, doveva andare, una cosa del genere. E questi impegni in effetti furono ulteriormente disattesi, per cui Bagarella mi disse che la responsabilità era stata data di questa leggerezza nell'interessamento, nel fatto che non erano riusciti a fare nulla, era data a tutte e due, cioè era data sia a Lima e sia a Salvo. Senta, e oltre a questi due fatti, quindi siamo, come lei ha già ricordato, nel 92, in quello stesso periodo ci sono stati, che lei sappia, altri programmi, altri progetti di attentati, di punizioni comunque, di fatti esemplari contro personaggi politici ritenuti infedeli? Contro personaggi politici in questo momento non mi ricordo. Di una strategia più complessiva, sì, senz'altro, ne ho scienza e lo so, perché sono stati argomenti dibattuti tra me e Bagarella e poi riferiti ad un altro personaggio, quindi di quella che è una strategia più complessa. Sì, in questo momento però su personaggi specifici non, in questo momento non mi rammento. No. Va bene. Stavamo parlando di Bagarella. Volevo chiederle, lei poco fa ha fatto il nome di Nino Mangano. Sì. Che rapporti avevano Bagarella e Nino Mangano? Che ottimi rapporti, rapporti più che ottimi, rapporti di assoluta fiducia. Lei deve pensare che i fratelli Graviano avevano lasciato, dopo il loro arresto, incarico di gestire gli interessi e il mandamento a un triumvirato. Questo triumvirato era composto da Giorgio Pizzo, da Fifetto Cannella e dallo stesso Nino Mangano. Mm-hmm. Ebbene, strada facendo, i tre, sia Fifetto Cannella che Giorgio Pizzo, non ebbero, come dire, da parte di Bagarella quell'accordo di poter, insomma, continuare a essere predominanti nel mandamento, per cui Bagarella assegnò la direzione dello stesso mandamento e delle cose più corpose a Nino Mangano, mentre i due si occupavano di cose che i fratelli Graviano avevano lasciato in sospeso prima del loro arresto, ma tutti i fatti nuovi, tutti i nuovi collegamenti, e quindi parliamo anche di riscossione, di Pizzo, di affari, tutto, le curava Nino Mangano. Quindi quando lei parla di gestione degli affari e del mandamento, come ha già detto, intende anche le estorsioni che avvengono sul mandamento? Beh, certo, tutto. Che lei sappia, Nino Mangano teneva carte, documenti, appunti, annotazioni proprio che riguardavano questi affari, questi affari economici del mandamento? Beh, certo, perché veda, Nino Mangano, scusate, Nino Mangano per un certo, se era possibile un po' d'acqua perché sennò vogliamo sospendere 2 minuti, presidente, per... sì, per meno sì. Sospendere 5 minuti, vuole continuare? No, per me, vabbè, continuiamo, no? Meglio, mi è andato un po', continuiamo. Intanto arriva un poco d'acqua. No, vabbè, continuiamo, non è il caso, insomma. La domanda era se le risulta che Nino Mangano teneva, per conto di Bagarella comunque, come gestione del mandamento, documenti, scritti, eccetera, riferiti alle attività criminali del mandamento. Sì, le dico di sì e le dico anche perché io lo so. Nino Mangano teneva questa documentazione, a parte per fatti miei personali, per cui erano arrivati all'inizio dell'arresto di Graviano, io avevo una somma di 5 milioni ai fratelli Graviano, allo zio dei fratelli Graviano, perché avevo acquistato una macchina e quindi
dovevo una somma di 5 milioni perché facevo gli assegni allo zio, ma gli assegni in effetti dipendevano dai fratelli Graviano, perché c'era una giustificazione ufficiale di un pagamento che io facevo, e poi invece per quanto riguardava l'acquisto dell'autovettura pagavo contanti, quindi avevo l'ultimo un debito di 5 milioni. Nino Mangano l'aveva segnato, così come Nino Mangano aveva segnato ad esempio per quanto mi riguardava ciò che aveva, che i fratelli Graviano ancora pretendevano come somme che io avrei dovuto pagare, così come aveva ad esempio scritto somme che riguardavano il villaggio Romare, e non solo, come lo stesso Bagarella poi mi disse, Nino Mangano aveva, come dire, fatto una panoramica su ciò che i fratelli Graviano avevano lasciato in sospeso per quanto riguardava estorsioni, rapporti con costruttori e via di seguito, dal momento dell'arresto dei Graviano in poi. Ed era emerso in questa documentazione che Nino Mangano aveva curato, era emerso che i fratelli Graviano avevano nascosto alla famiglia mafiosa, a Bagarella, avevano nascosto determinate somme che invece, ecco, no, io l'ho detto perché lo so da questi fatti, certo, precisi e specifici, altrimenti non sarei in grado di poter sapere. Quindi una cosa del genere, dire, se le risulta annotazioni che riguardavano crediti di persone del mandamento, certo, va bene. Ormai abbiamo finito, pochissime domande. Lei conosce tale Mortillaro Antonino? Sì. Chi è? Vediamo, Nino Mortillaro, io conosco Nino Mortillaro, credo che aveva il titolo di studio di ragioniere, prima l'ho conosciuto, poi in seno al partito, l'ho conosciuto, lui faceva parte del gruppo Lima, poi l'ho conosciuto perché frequentava il gruppo di Gino Pennino, quindi quando stavamo per fare, perché c'era in dubbio se Gino Pennino assumesse la corrente Cencimiano o meno, ma comunque Gino Pennino era un grosso punto di riferimento dal punto di vista elettorale, della ricerca dei voti, dal punto di vista elettorale anche in seno alla DC per quanto riguardava i congressi, quindi ci incontravamo anche da Gino Pennino. Poi successivamente mi fu presentato da Giuseppe Graviano nella inconsapevolezza di quest'ultimo che io già conoscevo, okay, Nino Mortillaro, per cui me lo presentò davanti alla cassa di risparmio di via Mariano Stabile. Per quanto le risulta, Mortillaro era uomo d'onore? Questo io non lo so e non lo posso dire. So comunque che era vicinissimo ai fratelli Graviano, perché poi con lui e Filippo Graviano successivamente io mi recai presso lo studio dell'avvocato Aricò, quindi sì, per discutere un problema che riguardava una situazione di mutuo con il Banco di Sicilia e via di seguito, e quindi io, Filippo Graviano e Nino Mortillaro ci siamo recati dall'avvocato Aricò. E perché c'era Mortillaro? Che ruolo aveva in questa vicenda? Mortillaro aveva ruolo, era venuto perché a quanto pare dovevano discutere un problema che riguardava l'avvocato Aricò da risolvere, e quindi dovevano chiedere anche questa cortesia a Filippo Graviano, e nel contempo vi era un rapporto di collaborazione con questo avvocato Aricò dal punto di vista politico anche, benché l'avvocato Aricò, come saprete, militava ed era, mi pare, nel Consiglio Comunale di Palermo con il Partito Repubblicano Italiano allora. Sì. Senta, lei sa dire se oltre a questi rapporti con Graviano, Mortillaro avesse rapporti con altri uomini d'onore anche di altre famiglie? O di altri mandamenti? No, non lo so questo, non glielo saprei dire. E Mortillaro per quale... Grazie. Quindi lei ha detto che era nel gruppo di Pennino. Sì, sì, l'ho detto questo. Vabbè, non si preoccupi, io sto finendo. Senta, signor Cannella, lei sa che attività lavorativa svolgeva Mortillaro?
Io sapevo in quel momento, perché così mi disse il Graviano, però non so se è vero o non è vero, che svolgeva anche un'attività di consulenza, quindi non so poi specificatamente di cosa si occupasse e che ruolo aveva, quindi non so in effetti di preciso. Può dire se il Mortillaro nei momenti delle campagne elettorali aveva, come dire, si impegnava per procurare consensi elettorali? Sì, l'ho visto qualche volta, specialmente durante l'elezione di Enzo Inzerillo al Senato, ed erano assieme Nino Mortillaro, Enzo Inzerillo, tale Maurizio Muratore. Questo Maurizio Muratore aveva un negozio di macchine Olivetti, cose del genere, in via Bari, angolo via Sgarlata. Ecco, via Bari, angolo via Sgarlata, e lo vedevo loro, lo vedevo insieme con un'altra persona che poi in un momento elettorale, io non l'avevo ben inquadrato questa persona, in un momento elettorale arrivò anche una segnalazione di votare per quest'ultimo, si trattava di Cuffaro. Sì. Sì. Senta, le risulta che oltre a questo impegno politico che si sviluppava così come lei ha brevemente riferito, Mortillaro avesse anche incarichi operativi all'interno di Cosa Nostra, intendo per esempio nel campo delle estorsioni? No, non glielo so dire. Non lo sa? No. Sa se in qualche modo nelle famose carte di Nino Mangano si è fatto riferimento a qualche credito del mandamento e che riguardava Mortillaro, l'attività di Mortillaro? Nemmeno questo so. Ho capito. Va bene, io sì, signor Cannella, lei quando ha cominciato a collaborare con la giustizia? Credo il 22 luglio del 1995. Può brevemente indicare quali sono stati i motivi che l'hanno indotta a iniziare questa collaborazione? Ma guardi, inizialmente uno non può stabilire quando inizia a collaborare perché collabora, perché è un momento di confusione tale, di frastuono e di salto di così radicale, di cambiamento di una struttura mentale, di un certo modo di essere. Quindi diciamo che inizialmente l'unica cosa che mi era balenata in mente era la mia estrazione sociale, perché in fondo io non venivo da una famiglia mafiosa, molte cose mi erano successe poi per il mio impegno politico al quale credevo e molte altre cose mi erano capitate senza mia volontà dal momento in cui iniziai a fare l'imprenditore, e questi fatti che avevo vissuto certo non con allegria né con gioia, ma con continue preoccupazioni. E quindi questo fatto iniziale mi indusse a collaborare, perché tra l'altro il peso era così tale e così tanto di una responsabilità enorme, quindi continuare su quella strada credo che non avrebbe portato ad alcun risultato. Quindi questa coscienza di qualcosa che in un certo qual modo avevo subito, delle conoscenze che in un certo qual modo non è che me li ero scelto, o perlomeno queste conoscenze avevo voluto continuarle e curarle per una mia scelta libera, ma perché la vita, i fatti, le situazioni che si sono come dire evolute in quel contesto mi hanno portato ad avere rapporti con queste persone nelle quali poi ho dovuto confidare, in quanto che lei mi insegna non è che di punto in bianco avrei potuto girare le spalle, non l'avrei più potuto fare. Allora la collaborazione in quel momento era l'occasione per ritornare un tantino a me stesso, a quella che era la mia estrazione culturale, quindi la mia estrazione di ragazzo pulito, di studente, di persona che militava nell'azione cattolica, che aveva presieduto l'azione cattolica, che quindi in un certo qual modo mi trovai
in un momento di presa di coscienza di chi effettivamente ero, di quale era veramente la mia indole. Quindi questo fu il primo momento di scelta. Certo, se adesso lei mi dice in questi 2 anni che hai maturato, la coscienza naturalmente che è maturata enorme. Lei sa, lasci stare, io non ho omicidi, non ho niente, per cui non è che ho barattato ergastoli con la collaborazione, ho barattato 100 milioni con lo Stato per venire a collaborare. Quindi, proprio questo, non, ringraziando a Dio, non c'è. Cioè, ci sono preoccupazioni, ma questo va bene. A me basta così, per adesso non la faccio domande, Presidente.